Mina, chi sono i suoi mariti e i suoi figli? Mina, il cui vero nome è Anna Maria Mazzini, è una delle cantanti più amate e conosciute in Italia ed anche all'estero. Da un po' di tempo ha deciso di ritirarsi a vita privata, ma non ha abbandonato la passione per la musica ed ogni tanto capita ancora di sentirla. Ad esempio, nel 2016 ha inciso un disco con Adriano Celentano. In tanti hanno delle curiosità in merito alla sua vita privata, in particolare per quanto riguarda i suoi mariti ed i suoi figli. Nel corso del tempo, l'amatissima cantante Mina ha avuto tante relazioni importanti. Ovviamente il primo uomo della sua vita è stato suo padre Giacomo, conosciuto da tutti come Mino. Quest'ultimo ha fondato la casa discografica, che poi è andata in eredità alla figlia. Mina gli ha anche dedicato delle canzoni, per dimostrare il grande affetto che ha sempre provato verso di lui. Il primo amore di Mina fu però Corrado Pani, conosciuto nel 1962 quando lui era ancora sposato con Renata Monteduro. La storia d'amore causò scandalo, ma alla fine i due intrapresero una relazione e nacque il primo figlio di Mina, Massimiliano Pani. Seguì poi la relazione con il compositore Augusto Martelli, ma durò poco e Mina si innamorò del giornalista Virgilio Crocco, con cui convolò a nozze, con una bella cerimonia sul lago di Bracciano. Nel 1972 è nata la seconda figlia di Mina, Benedetta, ed è avvenuta anche la separazione da Virgilio, che poi ha perso la vita un anno dopo. Mina ebbe poi una relazione con il discografico Alfredo Cerruti. Alla fine è arrivato l'incontro con il grande amore della sua vita, il cardiochirurgo Eugenio Quaini, con cui si è sposata nel 2006. Come abbiamo visto, nel corso delle varie relazioni e dei matrimoni di Anna Maria Mazzini in arte Mina, sono nati due figli. Massimiliano Pani, figlio di Mina e di Corrado Pani, ha più o meno seguito le orme della madre, intraprendendo un lavoro nel mondo della musica. Infatti è stato arrangiatore di artisti importanti come Adriano Celentano ed è stato anche un paroliere per molti cantanti noti. Attualmente è compositore e ha scritto molte colonne sonore per la RAI. Massimiliano ha dato due nipotini a Mina, provenienti da due diversi matrimoni, Axel ed Edoardo. Benedetta invece ha lavorato nel mondo dello spettacolo, come attrice e presentatrice, ed ha avuto anche una lunga carriera a teatro. Nel 1993 un grave incidente stradale che l'ha coinvolta l'ha costretta ad affrontare un periodo di convalescenza. E per questo motivo ha temporaneamente abbandonato il mondo dello spettacolo. In passato ha anche inciso delle canzoni duettando con la madre Mina, ma attualmente non è più un personaggio pubblico. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi dettagli su Mina e sui suoi mariti e figli oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.